Arturo Martinini, che è un giovanissimo regista 23enne, chiederei subito: è questa la magia del cinema? Se intendi. Stare ovunque, stando però nella propria città, riuscire ad avere la sensazione di poter raggiungere il mondo. La magia del cinema addirittura lo è stando poi in un posto specifico, nel senso che può essere casa tua come può essere il tuo cinema, appunto, nello specifico, quindi sì, decisamente è parte della magia cinematografica, se così la vogliamo definire. E questo, Marco, credo sia un grande regalo, no, che hai fatto a tutte quante le persone che poi te lo riconoscono, no, di Albenga, aver esserti preso cura, appunto, aver regalato un giorno al cinema, un giorno del cinema, quello appunto del giovedì dell'Ambra, e aver portato ovunque, un po' in giro per il mondo, le persone, stando però ad Albenga. E accanto ad Arturo Martinini c'è Marco Diotallevi, benvenuto, grazie per essere qui con noi, responsabile del Centro Sperimentale Televisivo di Roma, che è una struttura che organizza corsi proprio per professionisti e tecnici del mondo dello spettacolo. Intanto, quali sono queste figure? Ma cambiano continuamente, perché l'audiovisivo in generale, appunto, segue anche poi un aggiornamento, un'evoluzione tecnologica che da una parte dà anche molte altre opportunità nuove. Mi veniva in mente, sentendo anche la sua passione per il giornalismo, per il video, la fotografia, aspettiamo un suo canale magari su YouTube dove ci fa vedere delle notizie su Albenga, dove può fare dei corti con dei ragazzi che sicuramente bravissimi ci saranno lì in città per fare delle storie, anche perché il digitale, appunto, tra le tante cose, alcuni dicono negative, ne ha anche portate tante positive, che è soprattutto un'accessibilità maggiore a livello economico. E l'immediatezza, comunque, la possibilità. Sì, l'immediatezza e appunto la possibilità che ognuno, se ha qualcosa da dire, basta un mezzo tecnologico ormai molto semplice, accessibile a tutti, per poter fare anche delle cose di qualità. Che poi alla fine l'importante è cosa si ha da raccontare, più che come lo si racconta anche a livello tecnico. Pensavo al tuo ruolo, no? Responsabile del Centro Sperimentale Televisivo, significa anche questo, stare attenti sempre a carpire ogni possibilità, cioè tu vedi Marco e dici subito, perché non metti su una cosa, non ci racconti che cosa succede lì nel tuo posto? Sì, anche perché lo vivo direttamente, c'è sempre moltissimo da imparare dai giovani, o ancora meglio dai giovanissimi, no? Quindi anche poi un contatto continuo con le nuove generazioni che sono tecnologicamente sempre più avanzati e sono al passo coi tempi, e c'è sempre qualcosa di interessante da imparare. Quindi consiglierei appunto di pensarla, l'opportunità di fare un canale su internet, una web TV di Albenga, non so se già esiste. Che dici, Marco? Qui Giorgio se la ride sotto i baffi. A partire dalla famiglia, no? Potremmo trovare già dei talenti in famiglia. Guarda, secondo me sì, ce ne sono parecchi di talenti in questa famiglia. Giorgio, che dici? Ti va? Di cosa? Di magari raccontare quel che succede, di iniziare una piccola web TV, qualcosa che racconti quel che capita ad Albenga e dintorni. Forse. Sì, grazie, sei veramente buono, Giorgio. L'altro giorno mi diceva no a qualsiasi cosa gli proponessi, Giorgio. Marco, tu che dici? Dimmi di sì almeno tu. Io spero che questa idea l'abbia ascoltata anche qualcun altro e che da cosa nasca cosa, perché è una bellissima idea cui in effetti nessuno qua aveva ancora pensato. C'è qualcuno che si sta provando con fare dei canali di informazione attraverso internet, che pretendono sostituire la carta stampata, ma utilizzare invece un mezzo video, una web TV, sembra un'ottima idea, accetto volentieri la sfida, se qualcun altro si aggiunge noi siamo qua, il cinema Ambra è ancora aperto e aperto a ogni iniziativa nuova. Posso dire, grazie per lo spunto. Noi da parte nostra possiamo offrire la nostra collaborazione e consulenza e magari anche segnalarvi qualche ragazzo che è già lì nella zona ligure, che potrebbe dare il via a questo progetto. Si sta già formando la squadra, quindi già si sta formando una squadra, e il particolare rilevantissimo che Marco sottolinea è ci sono giovani e giovanissimi, pieni di talento, da cui imparare. E quindi io torno ad Arturo, che è figlio
cresciuto, mi dovrebbe dire, a pane e musica, perché il tuo papà, o no? Sì, sì, decisamente. Sì, no? Sì, sì, no, nel senso pane e musica penso possa essere una definizione corretta. Nel senso, perché poi... il papà è direttore dell'orchestra, la mamma è insegnante di musica. Sì, ma anche poi i nonni, sì, è una questione generazionale, decisamente. Che ti lega alla musica e tu a un certo punto scegli, senti che il cinema è... La tua passione, il tuo talento, la tua strada, com'è per un giovane? Tu, perché tu ce l'hai fatta tra l'Italia e gli Stati Uniti, hai avuto grandi riconoscimenti, hai girato corti e non solo, sei un privilegiato, sei più bravo, sei fortunato, come si fa a farcela? Non penso che sia merito né di una bravura né di un privilegio in particolare. Il privilegio in questo genere di mestiere esiste sicuramente, ma non è sinonimo di qualità, diciamo così, né tantomeno lo è la mancanza di impegno e poi di volontà nel, a mio parere, capire quali sono le dinamiche di un mercato e di un'industria prima ancora che di un'arte, perché poi in qualche maniera ce lo insegna la storia dell'arte stessa, in quanto poi i più grandi lavori sono tutti nati grazie a grandi commissioni in qualche maniera. Non lo so, immagino che la cosa più difficile per un giovane oggi sia introdursi a un concetto di sistema artistico, prima ancora che, diciamo così, di affrontare il proprio percorso dal punto di vista estetico, correntistico e, insomma, diciamo così, personale, ecco, sull'approccio all'arte. Quello che io credo profondamente è che bisogna ammettere, insomma, in qualche maniera, prima di tutto, quali sono le modalità, ecco, diciamo, per poi ottenere un discorso progettuale. Ti faccio una domanda diretta, te ne sei dovuto andare dall'Italia per avere dei riconoscimenti? Non credo sia esatto che me ne sono dovuto andare dall'Italia per avere dei riconoscimenti. Ho finito per avere dei riconoscimenti fuori dall'Italia perché fuori dall'Italia, in particolare negli Stati Uniti, dove sono stato a vivere negli ultimi 2 anni... esiste un fortissimo discorso di meritocrazia legato appunto al tipo di energia che un singolo individuo poi vuole mettere in un progetto. Qui in Italia, ahimè, come dire, le dinamiche sono differenti, non propriamente, come dire, necessariamente contrarie, ma differenti, nel senso che noi purtroppo abbiamo come dire, tutta una serie di sovrastrutture poi del mercato stesso che ci impediscono non tanto di inserirci quanto di informarci, a mio parere. E dunque, sì, diciamo, l'estero mi ha dato dei riconoscimenti per un tipo di volontà, immagino, che io ho posto al servizio poi di altri progetti più grandi di me. Anche, oltretutto, qui in Italia, che adesso sei tornato e quindi i tuoi progetti continuano a vivere qui in questo momento. Grazie davvero per essere stati con noi.